Ciao ragazzi, io sono Red e oggi torniamo a parlare di uno di quegli elementi che so che adorate, ovvero le cinghie. E che cinghia devo utilizzare a seconda dell'ambiente dove sono. Prima di partire però, sigla! Partiamo con definire cinghia a due punti e cinghia a un punto. Quella a due punti è ovviamente quella che ho indosso in questo momento, attaccato all'MCX del buon Giuseppe. Ho un attacco sul, in questo caso, metà del fucile oppure sulla punta, e un altro attacco sul calcio, e mi permette di indossarli in questa maniera, trasversalmente. Se io volessi utilizzare invece una cinghia a un punto, come quella che ho in mano in questo momento, che in questo caso è una Mantis, avrei il punto della cinghia posteriore attaccato dietro il tattico, e grazie a un moschettone avrei attaccato questa cinghia o al culo qui del calcio o al culo qui del calcio, perché io vi consiglio di attaccarla esclusivamente lì, altrimenti poi vi sballonzo dal fucile. Quindi queste sono le differenze sostanziali tra cinghia a un punto e cinghia a due punti. Partiamo adesso col definire quali sono poi le funzionalità e i valori di una rispetto che dell'altra. Ovviamente, visto che tutte le volte mi venite a dire ma ci sono quelle a tre punti, se usate cinghie a tre punti siete dei disagiati. Sto scherzando, però le cinghie a tre punti per me sono inutilmente macchinose, inutili, di una complicatezza assurda, quindi non ne parlerò nemmeno. Se volete un video sulle cinghie a tre punti andate a guardarvi i video di qualcun altro. Pro della cinghia a due punti. Pro principale della cinghia a due punti è il suo sistema di allungamento e accorciamento della cinghia, per l'appunto. Come potete vedere, in questo momento la cinghia è bloccata al mio corpo e il fucile non si muove. Questo perché ho un sistema qui di fianco che mi permette di stringerla o di allargarla. In questo caso io adesso la vado ad allargare, come potete vedere riesco ad entrare in puntamento in maniera perfetta e molto semplicemente. Ora il fucile però è lasso, se volessi andarlo a stringere appunto al mio corpo non mi resta che, sempre prendendo quel blocco, portarlo avanti in questa maniera e il fucile adesso è bloccato. Questo sistema è molto interessante e soprattutto ci viene estremamente utile quando siamo in boschivo, per due motivi principali. In boschivo raramente dobbiamo fare un cambio spalla, perché vi ricordo, in questo momento il fucile è bloccato sostanzialmente con il calcio sulla mia destra. Se io volessi spostare il fucile da questa parte dovrei allargare la cinghia, fare passare il braccio dentro, così mi strozzo, quindi dovrei comunque tirarlo fuori, farlo passare di qui, sparare e quando un attimo di tempo rimettermela. Senza parlare del fatto che ovviamente avendo un attacco a un punto solamente nella parte sinistra del fucile dovrei anche staccarlo dal lato sinistro e attaccarlo sul destro. Come potete vedere è una macchinosità inutile, quindi continuiamo a tenerlo a sinistra. Aia, mi sono tirato uno sberla. Bene, queste sono le cinghie a due punti. La cinghia a un punto ovviamente ci viene in aiuto quando giochiamo in urbano, bravissimi, sembro Dora l'esploratrice. Perché? Perché avendo la cinghia a un punto attaccata da una sola parte, io, attaccandola al fucile, posso andare a sparare senza problemi solamente da una parte. E allo stesso tempo, se la cinghia poi è abbastanza lunga, portarla anche sulla parte destra del corpo, senza nessun tipo di problema, perché è molto comoda. Senza parlare del fatto poi che le cinghie a un punto che utilizziamo noi, che sono quelle della Mantis, hanno questa clip che ci permette di staccarla e liberarla dal nostro corpo in qualunque momento, e allo stesso tempo andarla a riattaccare anche al nostro corpo in qualunque momento. Adesso mi chiederete, ok Red, ma quindi cosa faccio? Quale delle due è meglio? Come sempre, a seconda della situazione, come vi ho spiegato, c'è una scelta migliore da fare. Io personalmente mi trovo molto più comodo con le cinghie a un punto, perché sono più dinamiche, posso andarle a staccare dal mio corpo e gestire il fucile come mi pare. Soprattutto con un paio di aggiunte sul setup posso comunque trasformarle in pseudo cinghie a due punti, ottenere più o meno le stesse caratteristiche della cinghia a due punti. Se però posso scegliere in boschivo, preferisco comunque utilizzare quella a due punti. Nel caso però non riusciate a scegliere e vi stiate mangiando le mani perché non sapete cosa fare, vi do una soluzione che sta un po' nel mezzo. Quella che vi ho fatto vedere prima in realtà non è una cinghia a due punti e basta, ma può essere trasformata in una cinghia a un punto nella seguente maniera. Premetto, questa è una Macpool che costa una fucilata e volevamo un po' flexare la cosa. In descrizione invece vi lascio il link di quelle della FMA, sono molto più economiche, che tra l'altro ho anch'io e funzionano abbastanza bene. Molto semplicemente, come vedete, da una delle due estremità che voi andate ad attaccare il fucile trovate questa specie di anello. Voi potete andarlo a chiudere con l'altra estremità che attaccate sempre sulla parte o anteriore o posteriore del fucile, se mi prendesse il fuoco sarebbe meglio, e questa cinghia a due punti diventa una cinghia a un punto. In questo momento sembro ingessato, però sostanzialmente il funzionamento è questo. Così vi trovate il fucile attaccato solamente per un punto da questa parte.
Premetto che non è proprio una cinghia a un punto classica, in quanto per me la cinghia a un punto classica è quella che posso attaccare sul mio tattico come quelle della Mantis, però fa il suo sporco lavoro e molte volte mi sono trovato a utilizzarle e trovarmici molto bene, soprattutto con armi abbastanza leggere, mentre con armi un pochino più pesanti preferisco comunque quella a un punto. Detto ciò, io ho finito le cose bellissime da dirvi, noi ci vediamo sabato con una nuova incredibile recensione, ma soprattutto stay hungry.